Il Tribunale delle Acque ha sancito la legittimità del ciclo idrico nella Granda che rimane pubblico. Scoperto smaltimento illegale dei rifiuti tra Albe e Asti. Peggiorano il clima e la qualità dell'aria in Piemonte. Gli ambientalisti criticano i cantieri sulle colline di Langa. La regione è interessata all'idrogeno come fonte energetica. Gli studenti tornano alla didattica a distanza e si moltiplicano i corsi per infermieri e assistenti sanitari. Uno studio sulla resistenza sfatta luoghi comuni, un manuale contro il linguaggio dell'odio. Guglielmo VII, signore di Alba nel Purgatorio Dantesco. Intervista a Monsignor Marco Brunetti, bilancio sui 5 anni al servizio della diocesi albese. Bra facilita l'accesso dei disabili a scuole e uffici pubblici. Grinzane e Cavour avvia lavori contro gli allagamenti. I comuni dell'Astigiano contro i tagli negli uffici postali. Sulla sinistra Tanaro si organizzano le sentinelle ecologiche. Queste e tant'altre notizie su Gazzetta d'Alba in edicola e online dal martedì.